tra gli italiani in Brasile per spiegare i motivi del no a Catrone, incontro tra i presidenti di Veneto, Lombardia e Liguria. Referendum costituzionale e referendum sull'autonomia del Veneto, rubinato e copre pensieri all'opposto tanto da coincidere. Veneto Banca, l'amministratore delegato, nessuna fusione con Popolare di Vicenza, sindacati pronti alle barricate. In un video il grazie ai cittadini di Pederoba, del sindaco di un piccolo centro devastato dal terremoto, partiti dalla Marca altri volontari. Rilievi degli investigatori del RIS di Parma nell'appartamento delle due sorelle ottantenni massacrate di botte a San Zeno. Carambola di auto lungo la circonvallazione di Castelfranco, 9 feriti, prognosi riservata al Caponcello per un bimbo di 10 anni. L'assessore Michelani incontra i commercianti di Piazza Santa Maria dei Battuti, pavimentazione pronta entro metà dicembre, dice. Cancellare o no l'intitolazione di una via al generale Cadorna? L'abbiamo chiesto al giornalista e storico Sergio Tazzer. Buonasera dalla redazione di TG Treviso e dunque oggi a Catron incontro tra i presidenti di Veneto, Lombardia e Liguria. C'è stata l'occasione naturalmente per tornare sul nodo referendum con Zaia che ha annunciato che nel fine settimana partirà per il Brasile per spiegare agli italiani che votano lì, agli emigranti, i motivi del no. Inizierà il prossimo fine settimana il viaggio del presidente Zaia in Sud America. L'annuncio oggi durante il trilaterale con i governatori di Liguria e Lombardia. Per conto ovviamente della Lega andrò a Buenos Aires e a Rio Grande do Sul, quindi in Brasile per parlare di referendum e per incontrare le nostre comunità. Terzo vertice tra governatori in vista dell'incontro con il governo di giovedì, dove Veneto, Lombardia e Liguria presenteranno i loro bilanci, chiedendo con forza che siano di riferimento per le altre regioni. Una corretta gestione del denaro pubblico alla quale, secondo i tre presidenti, non corrisponde un corretto intervento da parte del governo, che taglia su servizi essenziali come la sanità, non riuscendo però a contenere il debito pubblico. Abbiamo firmato una proposta che facciamo direttamente al governo Renzi di legge di stabilità, che dice regionalizziamo il debito pubblico, applicate i costi standard sulla sanità, ma non solo, fate in modo che tutti siano virtuosi, basta gli sprechi. C'è un punto iniziale che dice dare l'autonomia a tutti quelli che la chiedono. Le regioni italiane sono tutte belle e sono tutte speciali, occorrerebbe che ove i governanti e i cittadini lo vogliano si possa amministrare di più e meglio il denaro di queste comunità all'interno dei loro confini. Un'occasione, quella di oggi a Catron, per ribadire anche la posizione sugli sbarchi, peraltro presa ad esempio dalla Germania. Dovete fare queste cose, intercettarli in mare, riportarli in Africa, fare il centro di prima accoglienza. Secondo me ha detto il nostro documento. Tutto questo mentre Veneto, Lombardia e Liguria guardano più ad una macro regione che ad un'Italia federalista. Il nostro bilancio virtuoso lo vogliamo portare all'attenzione anche di tutte le regioni europee, perché abbiamo visto che lì ci ascoltano più che a Roma, no? E invece per il sì l'onorevole del PD Simonetta Rubinato, con lei abbiamo parlato sia di referendum costituzionale ma anche di quello sull'autonomia del Veneto. Quando gli estremi si toccano, o nel caso trevigiano, quando il pensiero di due eretici per i rispettivi partiti coincidono. È il sunto della posizione dell'onorevole Simonetta Rubinato di Beppi Covre sul referendum costituzionale, quello sull'autonomia per il Veneto. Due sì che hanno indispettito e non poco le rispettive segreterie. Questi due sì dicono che Beppi Covre e io siamo in sintonia con i sentimenti della gente veneta, degli imprenditori veneti, mentre le dirigenze dei partiti che dicono no al referendum costituzionale o non si pronunciano su un chiaro e forte sì all'autonomia veneta, sto parlando dei partiti a cui io e Beppi Covre siamo iscritti, lui è la Lega Nord e io il PD, probabilmente sono loro che devono tarare la loro lunghezza d'onda con il popolo veneto. Una bacchettata secca ad una segreteria regionale dei democratici che sta ancora cercando una sua identità da parte di una parlamentare che non ha mai abdicato le sue convinzioni. Ad iniziare dal fatto che il limite all'autonomia del referendum costituzionale sarà un bene per il Veneto. Sicuramente c'è un limitare l'autonomia, ma questo limitare l'autonomia per noi, per il Veneto, fa bene per due motivi. Uno, perché la limitiamo alle regioni che non l'hanno gestita bene, e per noi è un vantaggio che qualcuno non continui a sprecare e a gestire competenze con risorse in modo inefficiente. Ma resta lo strumento sul quale da tempo anch'io mi batto, che è quello dell'autonomia differenziata. Ovvero la richiesta avanzata dal governatore Zaia al premier Renzi. Per
per dar forza a questa possibilità, a questa opportunità, a questo vero e proprio negoziato come oggi già fanno Trento e Bolzano con il governo nazionale, potremmo farlo anche noi, per dar forza a tutto questo serve un enorme positivo risultato sia al sì alla riforma costituzionale, sia al sì poi in primavera, io mi auguro, al referendum regionale sull'autonomia. Torniamo a parlare di terremoto, altri 5 volontari partiti dalla Marca col tramite della provincia verso le zone colpite dal sisma. E intanto da Macerata arriva il videomessaggio di un sindaco che ringrazia, adesso sentiremo come, i cittadini di Pederoba. Ancora qualche istante. C'è qualche problema in regia? Salve a tutti, sono il sindaco di Cagliari, un sindaco martoriato dal terremoto. Purtroppo abbiamo 400 sfollati su 650 abitanti del nostro piccolo paese. In tanti ci hanno portato la solidarietà. Voi veneti siete stati fantastici. Ringrazio gli abitanti, l'amministrazione comunale del comune di Pederoba, tutti coloro che di Alano e Valdobbiadene si sono adoperati per portarci questo grande furgone nel quale c'è ogni ben di Dio per noi. È il videomessaggio con cui Mauro Riccioni, il sindaco di Gagliole, piccolo centro in provincia di Macerata, ringrazia i cittadini per l'aiuto inviato subito dopo l'emergenza. In poche ore sono state raccolte coperte, lenzuola e molti altri generi di prima necessità per i residenti del paese devastato dal terremoto. A guidare fin lì il furgone, sabato, malgrado il maltempo, 3 volontari del centro servizi di Alano di Piave che erano sul luogo durante l'ultima scossa, e questa è la testimonianza che ha riportato a casa una di loro, Carmen Comaron. Il sindaco fa sapere che è disponibile anche un IBAN a cui versare offerte. Il comune non ha risorse nemmeno per ponteggi e puntellamenti. Sarete nostri ospiti a tempi migliori, spero tra qualche settimana, qualche mese, intorno a Natale, quando la prima emergenza che ci impone 20 ore di lavoro al giorno finirà. E per il momento grazie. Da Pederoba raccolte anche offerte. Lo stesso sindaco Marco Turato ha immediatamente disposto un bonifico. Intanto sempre sabato verso il campo di assistenza di Monte Monaco in provincia di Ascoli Piceno sono partiti 5 volontari della protezione civile trevigiana, 2 da Mogliano e 3 dal capoluogo. Oggi invece, proprio per ribadire che le popolazioni terremotate hanno bisogno di aiuto, l'assessore all'istruzione del Veneto Elena Donazzan ha inviato una lettera a tutti gli studenti dalle elementari all'università invitandoli a donare 2 euro tramite un sms al 45500, il numero attivato dalla protezione civile. Sono giorni molto difficili per i vostri coetanei delle terre terremotate del centro Italia, scrive Donazzan. Aiutiamoli a tornare alla normalità. Ora torniamo sul caso di Veneto Banca. C'è stato l'incontro tra l'amministratore delegato e i rappresentanti dei sindacati. L'amministratore che ha detto non ci sarà nessuna fusione, non ha in vista nessuna fusione con Popolare di Vicenza, e la dura reazione dei rappresentanti dei lavoratori. Nessuna fusione all'orizzonte per Veneto Banca. Confermarlo oggi l'amministratore delegato Cristiano Carrus nell'incontro con i sindacati. Ha ribadito che al momento, rispetto a un'ipotesi di fusione tra le due banche o di possibili scenari di peggioramento dei livelli occupazionali, la volontà è quella di non appesantire la situazione. Che c'è un forte invito da parte del Fondo Atlante di lavorare sull'analisi delle ricadute della possibile fusione, ma che al momento nessuno ha imposto nulla a nessuno. All'incontro era annunciato anche il presidente Beniamino Anselmi, che molte voci darebbero per dimissionario proprio in relazione alla fusione da lui al momento osteggiata. Ci sono novità sul presidente? Sul presidente abbiamo chiesto se a che punto erano le notizie circolate. Ci è stato detto che non gli risulta nessuna dimissione da parte del presidente, ma ci ha anche invitato a chiederlo a lui e abbiamo chiesto un incontro urgente. Nell'incontro di oggi confermato che non ci saranno ulteriori licenziamenti. No, al momento no, perché rientriamo nell'accordo, nel piano esuberi di aprile, quindi nessun ulteriore taglio del personale. Una fusione che i sindacati combattono con forza. È la peggiore delle soluzioni. Noi non abbiamo detto di no a una fusione dentro un progetto serio e condiviso, ma non può essere tra Vicentina e Veneto Banca. Di 2 debolezze se ne fa una più grande e gli unici a pagare sarebbero i lavoratori. Su questo ci opporremo fino alla morte, addirittura adesso mobiliteremo il personale. Ora la cronaca con gli investigatori del RIS di Parma nell'appartamento delle 2 sorelle ottantenni picchiate selvaggiamente a San Zeno.
RIS dei carabinieri nell'appartamento di Bruna e Ida Bruni, le due anziane di 85 e 83 anni brutalmente picchiate 20 giorni fa nella loro casa di Vicolo Marco Polo a Treviso. Per tutta la giornata gli investigatori, arrivati in mattinata da Parma, hanno effettuato rilievi nell'appartamento in cui la sera del 17 ottobre le due anziane sono state massacrate di botte. Le due pensionate non sono ancora state formalmente sentite sul caso dai carabinieri del nucleo operativo. Le loro condizioni non sono ancora tali da consentire di ripercorrere quei drammatici minuti in cui qualcuno si è accanito prima contro Bruna, scesa per controllare il contatore della luce, visto che poco prima nell'appartamento era mancata l'elettricità, e poi contro Ida. Bruna è attualmente ospite di una casa di riposo dell'ISRA, Ida, operata per le fratture al volto, è ancora ricoverata al Cafoncello. Senza la testimonianza delle due vittime non è semplice per gli investigatori cercare di ricostruire l'accaduto e dare una spiegazione al fatto che i 50.000 euro custoditi in un armadio non sono stati toccati. Chi è entrato in casa e ha aggredito le due sorelle non li ha trovati? È stato disturbato prima di prenderli o non li cercava affatto? Interrogativi ai quali anche i rilievi del RIS potrebbero contribuire a dare una risposta. È ricoverato in condizioni molto delicate, in prognosi riservata al Cafoncello un bimbo di 10 anni, il più grave dei feriti, ben 9, in un incidente ieri a Castelfranco. Castelfranco, 3 auto coinvolte, 9 feriti. È il drammatico bilancio dell'incidente che si è verificato alle 17 di ieri lungo la circonvallazione di Castelfranco, lungo la quale la circolazione è rimasta subito bloccata. Nello scontro è rimasta coinvolta un'intera famiglia, in gravi condizioni un bambino di 10 anni, grave anche il papà, ricoverato in condizioni meno serie, la mamma, 34enne. Altri 2 feriti, tra i quali un secondo bambino, portati in ospedale a Castelfranco e 4 persone medicate sul posto. A causare lo scontro sarebbe stata l'invasione di corsia di una Mercedes che viaggiava in direzione Castelfranco ed ha investito in pieno una Ford Focus che procedeva in direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo, ha scaraventato la Ford nel fossato e la lanciatema su cui viaggiavano 4 persone contro l'auto che seguiva la Focus. Il traffico è rimasto paralizzato fino a quando la polizia stradale non ha deciso di chiudere la strada regionale e deviare i mezzi incolonnati su altre direttrici secondarie. Mentre caccia ai 2 malviventi che hanno rapinato un 70enne a Biban di Carbonera, è stata svaligiata la villetta di un imprenditore kosovaro a Fontane. Villorba. Dall'incursione dei ladri si è salvata solo la Maserati bianca del padrone di casa e solo perché in garage non c'era, visto che il proprietario era partito proprio a bordo della fuoriserie. Nel bottino però monili in oro e contanti per migliaia di euro. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi in via Fontane ai confini tra Villorba e Treviso. Vittima un imprenditore di origine kosovare di 42 anni che era via per lavoro. I malviventi hanno forzato una porta d'ingresso e sono entrati presumibilmente di notte, prendendosi tutto il tempo necessario per passare al setaccio l'abitazione. Non è escluso che sapessero dell'assenza del 42enne. Sul caso indagano ora i carabinieri della compagnia di Treviso. Ritrovata in un campo ai confini tra Lovadina e Catena, la Mercedes con cui 2 individui hanno speronato l'altra notte i carabinieri. Spresiano. Mercedes forza un posto di blocco dei carabinieri lungo la Pontebbana a Spresiano e ingaggia con la pattuglia dell'arma un pericoloso inseguimento. A bordo dell'auto 2 individui. Il guidatore, per guadagnarsi la fuga, non ha esitato a speronare la gazzella dei militari, allontanandosi ad alta velocità in direzione Conegliano. L'episodio è accaduto la notte tra sabato e domenica. L'auto era stata rubata poco prima. I carabinieri avevano messo l'auto di servizio di traverso alla carreggiata per obbligare i 2 a bordo a fermarsi, ma non è stato così. Fortunatamente i carabinieri in servizio non sono rimasti feriti. Non è escluso che i 2 siano gli autori di furti messi a segno nella zona di Treviso negli ultimi giorni. E ora la bella età raggiunta da una anziana invece in quel di Montebelluna. Montebelluna è la cittadina più longeva di Montebelluna, compie oggi 106 anni Virginia Mazzariol, ospite da 4 anni della casa di riposo Umberto I di Montebelluna. Praticamente compie la stessa età del Duomo cittadino. Era stata la frattura di un femore a spingerla a farsi assistere in una struttura protetta, altrimenti fino a 102 anni Virginia era rimasta a vivere a casa sua in piena autonomia. Oggi la festeggeranno figli, nipoti e pronipoti. Originaria di Mercatovecchio, si era poi trasferita in via Trevignano e aveva imparato il mestiere di sarta. Sposata con Eugenio Basso, morto in un incidente stradale nel 1972, aveva avuto 4 figli.
Ora un aggiornamento sul caso della crisi alla Stefanel, perché il Tribunale di Treviso ha concesso 120 giorni fino dunque al 6 marzo 2017 per la presentazione definitiva di un concordato preventivo. La domanda di ammissione alla procedura era stata presentata il 3 di novembre. Grazie alla decisione del Tribunale, Stefanel godrà di una sorta di time out di 4 mesi, prorogabile di altri 2, per trovare un accordo sul debito con le banche e un socio che porti capitale fresco alla società, godendo nel frattempo degli effetti protettivi sul patrimonio. Stefanel potrà anche proseguire, da qui la novità positiva per i lavoratori, in piena continuità nella propria attività commerciale, quindi un po' di ossigeno per lo storico marchio e per i lavoratori. Ora le foto di un nostro telespettatore che mostrano come siano spariti i cartelli di divieto di transito per bici e motorini lungo le passerelle dei Burci tra Treviso e Casierma. Qui le ordinanze non c'entrano nulla, o meglio non sono state ritirate, più semplicemente qualcuno li ha fatti sparire staccandoli dai supporti. Non strappati ma diligentemente smontati, quasi a sottolineare che sulle passerelle si può transitare impunemente anche sulle due ruote. Non è la prima volta che spariscono i cartelli, sottolinea il telespettatore appassionato del sito. In genere poi li abbandonano poco più in là, stavolta se li sono portati via e la gente che non vede più il divieto transita tranquilla in bici o in motorino lungo il tragitto che dovrebbe essere solo pedonale. Ora parliamo di urbanistica, andiamo a Treviso perché Cassugana si rivolge con nuovi meccanismi, con nuove procedure ai privati. È importante dire che il piano degli interventi non può essere il libro dei sogni. Cioè non possiamo metterci dentro l'universo dei desideri, perché quello che noi ci mettiamo dentro deve essere realizzato nell'orizzonte temporale dei 5 anni. Di validità del piano. Piano degli interventi del Comune in vista della sua stesura, presentazione pubblica stasera alle 20.45 all'Auditorium Stefanini del documento del Sindaco che traccia i solchi su cui si svilupperà la Treviso di domani. Si spiegano quali sono le linee guida di sviluppo della città, che vogliamo una città sostenibile, una città che guarda al futuro cercando di avere delle opportunità diverse per il nostro territorio. È importante perché ognuno potrà dire la sua su una visione strategica della città e su in che modo costruire in modo virtuoso i rapporti pubblico-privato per lo sviluppo di aree strategiche fondamentali. I cittadini diventano protagonisti, è forse passato il tempo della processione di gente che veniva a chiedere più metri cubi, minore distanza, maggiore altezza, e finalmente c'è lo spazio e l'attenzione per proporre, per vedere una nuova idea di città. Ma quello che è più importante è la rivoluzione copernicana nei rapporti tra pubblico e privato. Si rovescia un po' quello che è successo fino ad ora, cioè fino ad ora abbiamo assistito ai proprietari delle aree che venivano a proporre le loro idee sulla loro area. Adesso è l'amministrazione che stabilisce i cosiddetti criteri di interesse pubblico, e cioè l'amministrazione che dice che cosa si aspetta di vedere realizzato in ciascuna delle aree strategiche. 12 le aree già individuate, ex consorzio agrario, stazione di Santi 40, caserma Salsa, stadio Tenni e Scalo Motta, area De Longhi, Treviso Servizi, area Pagnossin, area Marazzato, zona aeroporto, area ospedale, stazione ferroviaria, Fornace Gregori. In alcune già si è cominciato a intervenire, parole d'ordine, stop al consumo di territorio e mobilità sostenibile. Per metà dicembre il cuore della piazza sarà pavimentato, così oggi l'assessore ai lavori pubblici Ofelio Michelan su piazza Santa Maria dei Battuti, chiusa per i lavori legati alla pedonalizzazione. Entro la metà di dicembre i lavori dal primo arco dei portici a Ponte Sant'Agata saranno completati. Michelan stamattina ha incontrato una ventina di commercianti della piazza per aggiornarli sui tempi e sulle fasi del progetto, accogliendo anche alcune richieste venute proprio da loro, in particolare quella di avviare nella zona attività di tipo culturale e ricreativo per renderla sempre più attrattiva. Ora torniamo sulla questione della via intitolata al generale Cadorna. Giancarlo Gentilini ha tuonato "non si tocca", giovedì ci sarà la commissione statuto su questo tema. Abbiamo chiesto al giornalista e storico Sergio Tazzer cosa ne pensa. Cadorna tentò in qualche maniera di favorire un colpo di Stato. Vie e piazze dedicate ad un golpista. È quanto emerge dalla storia del generale Luigi Cadorna.
fatti che verranno presentati dal giornalista e storico Sergio Tazzer giovedì in Commissione Statuto in Comune a Treviso, a seguito della richiesta del consigliere Domenico Zanate, dopo che un'altra consigliera, Daniela Zanussi, aveva chiesto esplicitamente di cancellare Cadorna dallo stradario della città. Una proposta che aveva causato le ire dell'ex sindaco Gentilini, ma anche rispolverato un pezzo di storia della Grande Guerra che pochi conoscono. Fatti comunque presenti negli archivi di Stato, con tanto di dichiarazione scritta di un deputato. Il quale rivelò in aula che Cadorna tramava un colpo di Stato. E a questo proposito si può dire che Ottavio Dinale, redattore del Popolo d'Italia, che era il giornale di Mussolini, ed esponente dell'interventismo milanese che stava tramando assieme a Cadorna appunto questo colpo di Stato, rivelò di essersi recato più volte a questo scopo nella città di Udine, sede del Comando Supremo, ma aggiunse che Cadorna in luglio decise all'improvviso di non voler più seguire le vicende del complotto. Le indicazioni di strade e piazze arrivarono nonostante la disfatta di Caporetto, in parte causata dallo stesso Cadorna. Nel 1924 Mussolini, contrariamente a quanto chiedevano le associazioni degli arditi, che erano fortemente contrari, fece maresciallo d'Italia Cadorna e anche Diaz. Una ragion di Stato quindi per nascondere gli errori di una guerra che ci aveva visto nonostante tutto vincitori. Ora Cadorna pare sia messo in discussione da più parti. Nonostante la cancellazione di una via o di una piazza crei inevitabilmente qualche problema di indirizzo per i residenti. Giovedì dunque è la discussione per cambiare o meno il nome di una delle vie principali del centro città. Decisione che tra l'altro anche in Austria stanno prendendo per altri miti della Grande Guerra che poi miti non sono stati. In altri posti è stato appunto cambiato il nome di un generale capo di Stato Maggiore. Questa sera alle 21.05 su Rete Veneto andrà in onda Iceberg, temi della serata, i profughi, le pensioni ma anche l'evasione fiscale. In studio ci saranno Andrea Monti, Stefano Zamboni, Ettore Livini e Silvia Germinar. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Una buona serata a tutti, arrivederci. Il valore alla tradizione, il valore all'emozione. Mengotti, la calzatura per eccellenza nel Veneto, dal 1889. Le previsioni per domani. Poco o parzialmente nuvoloso, specie durante le ore centrali, quando saranno possibili locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio. Temperature in diminuzione. Il valore alla tradizione, il valore all'emozione. Mengotti, la calzatura per eccellenza nel Veneto, dal 1889.